nostra religione, la religione cristiana, è la religione della vita. Gesù stesso si è definito via, verità e vita. Quale vita? Non tanto la vita biologica, ma soprattutto la vita spirituale, la vita relazionale, la vita del cuore, la vita dell'anima, diciamo noi, che coinvolge poi tutta la persona e tutte le relazioni della persona. E una nostra religione, la nostra religione è soprattutto capace di portare la vita dove c'è la morte, la gioia dove c'è la sofferenza, la libertà dove c'è la prigionia. E questo perché il Signore fa nuove tutte le cose. L'opera della creazione non si è conclusa quando Lui, secondo il racconto del libro della Genesi, ha creato l'uomo, la donna, e prima dell'uomo e della donna ha creato tutto quello che noi vediamo. Non si è concluso in quel momento, ma l'opera della creazione continua ancora oggi attraverso la presenza provvidente di Dio che guida la storia, anche quando sembra che questa storia sia in preda al male, alla sofferenza, al dolore, alla guerra, a ogni sorta di cattiveria e di bruttura. Il Signore è sempre il principe della storia, il Signore è il re della pace. E per questo motivo il libro del profeta Isaia, che potremmo veramente definire come una sorta di poeta dell'Antico Testamento, ci dice che dal tronco di Jesse germoglierà un virgulto, ci sarà un germoglio che verrà a portare qualcosa di nuovo, qualcosa di inaspettato nella storia. E attraverso questa vitalità di questo germoglio nel mondo si viene a instaurare il regno di Dio, che è un regno che non avrà mai fine. Questo tronco è un tronco però sterile, è un tronco brutto che bisognerebbe bruciare, però il Signore invece che cosa fa? Fa nuove tutte le cose. Il Signore non si stanca di usare misericordia, il Signore è veramente colui che è paziente, lento all'ira e ricco di grazia e di misericordia, e potremmo dire che veramente in Cristo questa ira di Dio viene frantumata dalla misericordia, per cui il Signore è veramente solamente ricco di misericordia. Da questo tronco nasce questo virgulto, questo germoglio della casa di Davide, che viene a instaurare certamente nella storia di Israele un regno politico, però in realtà questo germoglio è immagine del re Messia, di colui che verrà a instaurare non solo un anno di grazia, ma soprattutto un regno di giustizia, di libertà e di autentica pace. Però l'avvento del Messia, che si concretizza nella persona e nella missione di Cristo, sbalordisce tutti, perché Gesù, attraverso le parole di Giovanni Battista, viene presentato come un uomo, come un Messia forte, come qualcuno che viene veramente a giudicare, perché con Cristo la storia, l'umanità, ciascun uomo, ciascuna persona, ciascuna donna viene giudicata nell'intimo. Nessuno può giudicare il fratello o la sorella, solo Cristo, solo che è Dio, lo può fare. Allora davanti a Lui dobbiamo porre la nostra coscienza. Lui viene a portare la pace, ma Lui viene a portare la giustizia. Lui è il nuovo legislatore, Lui è il vero legislatore, Lui è il vero Mosè. Lui ci viene a indicare il bene da fare e il male da evitare. E davanti a Lui compariranno anche le nostre persone, e davanti a Lui ogni coscienza, ogni persona, non solo deve piegare il suo ginocchio, ma si deve riconoscere come umile servo,
in quanto servi diventiamo suoi fratelli e figli di Dio. E allora, davanti a Gesù, vogliamo esaminare la nostra coscienza in questo tempo di avvento, che è un tempo di attesa, ma colui che attende è Cristo, il quale è vero che è sommo giudice, ma il suo giudizio è un giudizio grande di amore. Il Signore ancora una volta attende. Attende me, attende te, attende ciascuno di noi, perché vuole fare nuove tutte le cose, vuole creare il mondo dall'inizio, cioè il mondo nuovo. Se questa creazione di Dio continua, è altrettanto vero che il Signore vuole ricreare il mondo attraverso la sua parola, attraverso la sua grazia, ma con la collaborazione della nostra libertà. Nel Vangelo di questa domenica, a un certo punto si legge che l'albero che non porta frutto deve essere tagliato, deve essere gettato. E questo albero, possiamo essere ciascuno di noi quando trasformiamo la nostra religione in un insieme di belle parole, ma anche di opere esteriori, quando creiamo quella sorta di divisione tra interiorità ed esteriorità, quando mettiamo la maschera della nostra ipocrisia, quando facciamo emergere un bene che non siamo e che neanche vogliamo dare, ma la nostra diventa solamente una morale della convenzione, una morale che è solamente testimonianza di un cristianesimo sociale, ma che non incide profondamente nella coscienza nostra e della società in cui noi viviamo. Ecco allora il Signore, il giudizio di Dio. È appunto questo. Lui dice a me e a te, il Signore dice a ciascuno di noi, io sono con te, io sono, ti sono vicino, io vorrei che tu mi dessi questa testimonianza perché tu sei me nella storia. Allora cerchiamo con la nostra vita veramente di rendere testimonianza al Signore perché guardando le nostre opere buone il mondo dia gloria al Padre nostro che è nei cieli.